Con un finale in crescendo, la Juventus, in tenuta azzurra, ha restituito all'Ascoli il 3-2 dell'andata, togliendo ai marchigiani l'imbattibilità interna e le speranze per il torneo UEFA. Eppure nel primo tempo, nonostante la presenza di un tranquillo Boniperti in tribuna, Bettega e compagni sono apparsi incerti, dando all'Ascoli la possibilità di andare vicino al gol. Soltanto al 24esimo minuto Causio si esibiva in un numero di classe, andando a cogliere l'incrocio dei pali con il rientrante Pulici fuori causa. La partita cambiava nella ripresa. L'Ascoli, con la regia di Moro, partiva di slancio e andava in gol con Bellotto al secondo minuto. Il tempo di gioire per i bianconeri di Fabbri, che Bettega si ricordava d'essere capocannoniere, e metteva il risultato in parità, 1-1. A questo punto la Juventus trovava ritmo e gioco. Marocchino intanto aveva sostituito Tavola, ma era ancora l'Ascoli ad andare in gol, con una autorete di Cucureddu, che interveniva in ritardo su Bellotto, deviando alle spalle di Zoffo un cross di Boldini. Siamo al 27esimo e per l'Ascoli il torneo UEFA sembra a portata di mano. I torinesi si sbilanciano in avanti e i marchigiani tentano di colpire in contropiede, in questa occasione con Moro, che ha però un'esultazione e Zoffo para. La Juventus riparte e dopo questa occasione sciupata banalmente da Causio, trova in Scirea il goleador. Il libero della Juventus avanza, siamo al 37esimo, e batte Pulici, 2-2. Un risultato che rispecchia i valori delle squadre, ma la Juventus non si lascia sfuggire l'occasione, approfittando della delusione dei padroni di casa. Dopo questo errore di Tardelli che tocca male, va in gol ancora con Scirea su azione di calcio d'angolo. La partita si conclude con la Juventus esultante per una vittoria che vale la partecipazione alla Coppa UEFA e l'Ascoli deluso, che ha risentito forse delle assenze di Scorsa e Scanziani squalificati.